Roberto Copparoni è il presidente dell'Associazione Amici di Sardegna, che da anni si occupa anche di cooperazione internazionale. L'associazione è nata 30 anni fa, si chiamava in altro modo, prima è nata Capoterra, si occupava prevalentemente di artigianato artistico e poi nel 93 ha cambiato denominazione e soprattutto abbiamo mirato di più l'oggetto sociale, la mission della nostra organizzazione, Amici di Sardegna, per far conoscere la Sardegna e i sardi, per far diventare i sardi cittadini del mondo e contribuire, insomma, a migliorare la qualità della vita passando attraverso l'ambiente, la cultura e il turismo e quindi anche la cooperazione internazionale. Attualmente quali sono i vostri progetti in giro per il mondo? Dunque attualmente ne abbiamo alcuni chiaramente in Sardegna, perché noi partiamo sempre dal nostro territorio, no? E abbiamo un po' due livelli, uno nazionale, uno locale e uno invece estero. E in Sardegna stiamo facendo una costante attività di animazione, informazione, attività di divulgazione delle buone prassi e delle opportunità che il mercato estero e il lavoro all'estero presenta, perché soprattutto in un momento di crisi come questa si ritiene si è portati a chiudersi, no, ancora di più. Invece io ritengo che ci sono tanti validi motivi che inducono la gente ad andare a guardare oltre il mare e conoscere nuove realtà, perché sicuramente conoscendo altre realtà si possono poi riportare positività nella nostra terra. E così stiamo facendo con iniziative che attualmente sono distribuite in Senegal, in Kenya e in Brasile, in particolare nello stato di Bahia. Noi investiamo più che altro sull'uomo, sulle capacità e sulla forza, la volontà che ogni persona ha di, se guidata, se opportunamente guidata, di tirare fuori il meglio di sé, insomma. Quindi noi esportiamo competenze, conoscenze e capacità cercando di confrontarci con le varie realtà, ci adattiamo, insomma, alle esigenze del territorio, interfacciandoci soprattutto, prima di tutto, con la popolazione. Quindi qualsiasi progetto che noi portiamo avanti non può prescindere da questa fase, che può durare anche diversi mesi, di conoscenza del territorio e di riuscire in qualche modo a superare quella diffidenza normale, legittima, che spesso si avverte quando si va in contatto con uno straniero, un estraneo. E grazie a questa strategia stiamo riuscendo a portare avanti dei progetti interessanti che spaziano dalla imprenditorialità femminile, come in Senegal, alla formazione integrata come in Kenya, oppure addirittura spaziando nell'attività agricola come sta avvenendo in Bahia, e l'attività della pesca come sta avvenendo all'isola di Bom Jesus dos Passos. Ci può descrivere meglio il progetto in Senegal, che appunto riguarda l'imprenditoria femminile, quindi anche un tema di grande attualità? Sì, sostanzialmente abbiamo individuato sia in Sardegna, in particolare a Olbia, che a Dakar in Senegal, delle comunità di donne sulle quali stiamo attivando dei percorsi formativi finalizzati a creare un'impresa sia nell'ambito della tessitura, dell'artigianato tessile, sia nell'ambito della gastronomia e conservazione e chiaramente confezionamento di frutta, di verdura, di ortaggi, insomma, metterli sotto olio, sotto aceto. Il progetto sta dando degli ottimi risultati. Amici Sardegna è impegnato in molti progetti, con quali altri organismi attualmente state collaborando? Beh, chiaramente la collaborazione è fondamentale, in particolar modo ci rapportiamo con l'ASECON, Amici Senza Confini, che è l'unica ONG della provincia di Cagliari che è riconosciuta dal Ministero degli Esteri, e grazie alla loro progettualità e alle loro competenze stiamo dando un contributo per il perfezionamento di queste strategie. Quindi con loro, con la regione, con la provincia, con la comunità europea stiamo lavorando, e con la Fondazione Banco di Sardegna, recentemente anche con la Fondazione Con il Sud. Un'ultima domanda, voi ci state ospitando nella nuova sede, in un quartiere popolare anche con grandi forme di disagio. Come mai la scelta di venire qui e di spostarvi dal centro di Cagliari? Ma è stata una scelta ponderata, voluta, perché riteniamo che sia proprio in queste zone, in questi luoghi, che si abbia maggior bisogno di una presenza diversa, di una voce diversa e di un punto di riferimento diverso che possa dare delle risposte ai bisogni della popolazione, bisogni non sempre materiali.